Buongiorno, buongiorno o buonasera. È appena successa una cosa terribile e quindi ve la devo raccontare perché sono sinceramente provata dalla paura che ho preso 5 secondi fa, ma tipo ho preso una delle paure più grandi della mia vita e quindi procedo a raccontare. Mentre andava il countdown della live. Ah no, aspetta, non ho controllato se mi si sente. Sì. Mentre andava il countdown della live, stavo preparando su YouTube i trailer, ok? I trailer da guardare adesso insieme. Solo che non mi ero accorta che da impostazioni di OBS non avevo disattivato l'audio del desktop. Quindi ad un certo punto è partita una voce sinistrissima, spaventosissima dalla mia casa e non capivo da quale parte della mia casa arrivasse questa voce. Sono morta di paura e poi mi sono resa conto che era dal mio cellulare dove c'era la live che tengo davanti per controllare che stia andando tutto bene. Sono morta perché non ho tolto l'audio del cellulare, non ho tolto l'audio del desktop e quindi ho sentito una voce parlarmi e io sono da sola. Ma com'è possibile? Ma non ho le casse collegate dal PC, non ho le cuffie su, da dove cazzo arrivava sto suono? Ciao Crippi, grazie. Grazie dell'abbonamento. E quindi sono morta, ma ho preso una paura così grande che adesso sono ancora agitata. Perché ho sentito sta voce mostruosa arrivarmi? Vabbè. Esattamente la paura che ho provato io l'altro giorno quando si è sentita la voce di tuo marito. Sì, certo, perché lui arriva, no? Lui arriva, parla e la gente si squaglia, ovviamente, perché non lo vede arrivare da là dietro. Ho preso un paurone terribile. Oddio, paura. È stato terrificante. C'è anche da dire che sono reduce dalla visione di dalla revisione di Ghostwatch, che a me piace moltissimo, lo speciale BBC del 92, ormai diventato iconico, che a me piace tantissimo, ma mi fa anche molta paura. Mi fa anche mega paura e di conseguenza sono tutta agitata. Assurdo che ancora non mi fossi abbonata, ma non sono mai da PC. Ma no, ma ci mancherebbe, ma già, cioè, già che vieni a farmi compagnia è tipo meglio di qualsiasi cosa. Questa è una cosa in più di cui ti ringrazio, ovviamente. Però è una cosa extra, ecco. Magari a te fa più comodo perché così non hai più le pubblicità. Allora, sì, adesso guardiamo degli altri trailer che mi faranno ancora più paura, così. Vabbè. Va bene, allora, dunque, io pensavo che questa settimana sarebbe stata un pochino più leggera, poi ho realizzato che effettivamente leggera di che? Cioè, Ferragosto è solo italiano, il resto del mondo continua a vivere normalmente. Ah, non ti uscivano, forse è una cosa solo da coso, da PC, da cellulare non arrivano? Cioè, meglio, per carità. E io tutta lì che preoccupata che dicevo vabbè agosto, la settimana di Ferragosto. No, raga, ma Ferragosto è solo italiano. Però adesso sono anche finite le Olimpiadi, quindi abbiamo più tempo per concentrarci a capire cosa è successo in queste settimane in cui noi eravamo persi. Certo, tra 2 settimane ricominciamo con le Paralimpiadi, quindi non è che abbiamo finito il nostro percorso, però questo è. Allora, vado ovviamente, ho davanti a me il mio file, andiamo come sempre in ordine deliziosamente casuale, che è quello che ci contraddistingue. Sono tristissima per la fine delle Olimpiadi, poi non so se hai visto, dopo la cerimonia di chiusura, la BBC ha fatto per gli atleti inglesi un montaggio, cioè un videino di 4 minuti. Per diciamo la chiusura dell'evento Olimpiadi ed è una roba che fa un piangere. Ci sono tutte le mamme con le foto degli atleti da bambini. Cioè,
ci sono i video degli atleti da piccolini e poi da grandi alle Olimpiadi. No, una roba terribile. Poi Tom Daley ha appena annunciato il ritiro, quindi triplo lutto oggi. Ciao Ale, benvenuto. Triplo lutto perché il ritiro di Tom Daley è un dolore. Dopo, se vuoi, te lo mando. Allora, vabbè, o lo cerchi, se no, se vuoi, te lo mando. E è veramente dolcissimo. È un video dolcissimo. Però, appunto, vabbè. Adesso però ricominciamo con le Paralimpiadi, perché non so se vale anche per te, ma ovviamente con le Paralimpiadi si piange di più, perché, cioè, è ovvio. E quindi vabbè, adesso abbiamo 2 settimane di tregua e poi ripartiamo. Anche per te è giornata di caccona litigare sull'internet e anche basta. Perché hai litigato sull'internet? Cosa è successo? Non litigare sull'internet. Il 90% delle volte non ne vale la pena. Chi è che ti ha fatto arrabbiare sull'internet? In linea di massima non ne vale quasi mai la pena. Cioè, io in queste settimane ammetto che comunque spesso avrei voluto, soprattutto per quanto riguarda le Olimpiadi e quella questione, la questione Pugi Box che ha tenuto tutti noi piuttosto impegnati, ma mi sono trattenuta perché il 90% delle volte non ne vale la pena. Secondo me il caldo dà la testa alla gente, io pure ultimamente sto avendo solo scambi orrendi. Sì, allora, cioè già di default partiamo da una posizione comunque non esattamente, che su internet è tutto faticoso. Però effettivamente d'estate la frustrazione di quelli che vorrebbero essere in ferie ma non ci sono. Brutto periodo, brutto periodo. Io devo essere sincera, sono piccola online, quindi mi capita di rado, devo essere sincera, devo essere sincera. Mi succede poco, però, cioè, vabbè, ma pure a lavoro tutti impazziti. Eh sì, poi sul lavoro d'estate, mamma. Sul lavoro d'estate è terribile, eh? Sembra che la gente non pensi che anche tu ad un certo punto desideri andare in ferie, tutti si dimenticano che sei lì a lavorare, pensano tutti che tu sia lì a dare fastidio a loro, certo. Brava, brava, perfetto, ci siamo lette nel pensiero, perfetto. No, no, è proprio sconveniente questa cosa, cioè le persone online sono sconvenienti e sul lavoro pure. Allora, io qui ho il mio bel elenchino di notizie da darvi in digitale perché sono un po' tante. Quindi, esatto, vediamo di consolarci con un po' di sostanza qua. Allora, vado nel mio solito consueto ordine casuale. Giusto oggi hanno annunciato il sequel di Crawl, che non mi ricordo come si chiama in italiano. Intrappolati, certo. Allora aspetta che prima di andare avanti leggo il messaggio di Ale, eh. I due poli opposti. Un fascio negazionista dell'odio verso le minoranze nel mondo reale, le ragazze del pericolo costante che devono sopportare ovunque sotto un tweet del secolo XIX, sono di Genova e cerco di seguire la TV regionale, giornale regionale, e una radfem arrogantissima e odiosa per i miei gusti in fatto di estetica femminile. Non specifico perché penso che tu intendessi cose mie, ok? Io ovviamente mi posiziono in uno dei due lati con cui tu hai avuto a che dire, quindi vabbè, non, sono. Lo sai, lo sai. Però, cioè, io penso che ormai online vadano bene gli scambi solo tra persone di un certo tipo, nel senso che tanto il 90% delle volte nessuno farà cambiare idea a nessuno. Perché le persone che sono più manifeste nella loro opinione sono quelle che tanto non cambieranno mai idea. E quindi ad un certo punto io ho smesso di dire la mia, non di dire la mia cerco di dirla, però se non sono direttamente convocata, taggata o che, io non, cioè non.
Vabbè, allora, cioè io sono del parere che il gusto sia insindacabile, e che ognuno dentro di sé sappia le proprie motivazioni e conosca le ragioni dei propri pensieri, però, ognuno dentro di sé conosce la bontà e la legittimità delle proprie intenzioni, ecco, quindi ragione per cui non ha senso, andare a discuterne, secondo me, per opinione mia, io non andrei in... Oddio, ok. Cioè, io non sindaco e non vado a sindacare perché, appunto, non... sono cose proprie. Allora, passiamo all'orrore. Passiamo all'orrore perché... perché è la ragione per cui stiamo qua. Allora, stavo dicendo, sequel di Crawl Intrappolati. Allora, Crawl Intrappolati era un film davvero? Cosa ho combinato? Aspetta che verifico qua. Potrebbe avere senso parlare, cara Marica. Qua mi sento normale, sai? Cioè, nella mia live di prova mi sento alla stessa altezza. Però se si fa fatica a sentire, ridimmelo che ci riprovo a sistemare. Allora, torniamo all'orrore. Crawl Intrappolati. Il primo era uscito nel 2019, film di Alexander Aja. Alexander Aja perché ci piace? Perché è quello di alta tensione, ovviamente. E Crawl non è che era stato accolto benissimo all'epoca, era il film quello con la gigatempesta e gli alligatori. A me era piaciuto moltissimo, mi ero divertita come una pazza, l'avevo trovato con un bellissimo ritmo, il fatto di essere sotto quelle cose lì americane, quelle fondamenta aperte delle case americane, l'avevo trovato mega divertente, però se non ricordo male non aveva avuto un'accoglienza di quelle proprio indimenticabili. Però il 2 arriva lo stesso. Che cosa sappiamo del 2? Sappiamo che ci saranno nuovo cast, nuova location, in questo caso un setting più urbano, perché pare che per qualche fonte saremo a New York. Anche in questo caso producono sia Aja che Raimi, esattamente come la prima volta. E io spero che sia paro paro, perché mi ero divertita così tanto, l'avevo trovato così simpatico, che veramente cioè, ho proprio voglia di vederlo, me lo vedo iper volentieri. Ovviamente, essendo proprio stato annunciato oggi il sequel, l'Hollywood Reporter dice che siamo a buon punto con lo sviluppo, però non sappiamo ancora in realtà nient'altro, solo che torna già a dirigere e poco altro. Però appunto non abbiamo notizie sulla trama, su granché. Tutto quello che si sa ve l'ho detto al momento in cui parlo. Poi vedremo nelle prossime settimane, ma sicuramente ne sapremo di più. Poi, proseguo. Proseguo e vado dritta filata con il primo trailer. Anzi, mi accendo subito le cuffie e le connetto, magari, Marica, eh. Prima di domani. Perché sono così scariche? Oh no, spero che facciano le brave durante la live. Se no, raga, devo attaccare le altre. Ma le ho caricate tutto il giorno, cos'è andato storto? Vabbè, il primo trailer che vi dicevo è quello di un film che si chiama Succubus, che arriverà il 24 settembre e che arriverà già in VOD, quindi lo vediamo direttamente, già dal 24 settembre lo dovremmo già trovare col pensiero laterale. Allora, che cosa sappiamo? Scrive e dirige R.J. Daniel Hanna, e sappiamo che ha un cast giovane, no, non credo,
Beh, oddio, no, non è vero. In realtà sì. In realtà sì. Però vediamo come lo elaborano. Ha un cast interessante, tra cui una presenza nostra molto amata, ovvero Ron Perlman, però c'è anche Rosanna Arquette, c'è anche Rachel Cook, c'è anche Olivia Applegate, insomma, c'è un po' di gente. E il discorso sensuale interviene nella trama, ovviamente, perché seguiamo un giovane padre che si sta separando, che si unisce a un'app di dating tipo Tinder e ovviamente matcha con una gnoccona sconsiderata, i cui poteri di seduzione e manipolazione lo intrappolano in modi ancora più orribili di quello che avrebbe potuto immaginare. E, purtroppo lui è, come dire, guidato da un amico, come dire, che la trama definisce oversexed, quindi sono curiosa di fare la sua conoscenza perché voglio vedere che tipo è. E insomma, lo seguiamo in questa avventura, in questa nuova avventura per lui. Film misogino? Non lo so, lo scopriremo il 24 settembre quando lo vediamo. Adesso è un po' presto per trarre questa conclusione. Adesso, prima di condividervelo, faccio andare la pubblicità, così non vi dovete. Mi si è scollegato però. Che nervi ste cuffie! Mi rifiuto di cambiarle, funzionano alla perfezione, hanno solo questo difetto qua. Adesso arrivo, faccio finire le adv. Oh, fermati, fermati. Allora. Eccoci. L'audio non mi sembra male, metto i sottotitoli. Andiamo. Oddio, come lo sapevo. Aspetta, aspetta, hai ragione, hai ragione. L'avevo silenziato, hai ragione. Aspetta, lo faccio ripartire. Hey, Mom. Oh, hi! Hi! I just was calling to make sure that you have a cover for the weekend. You know, I could drive up and help. No, I got it. We're fine. I don't know, man. You and Sharon are separated. You're not doing anything wrong. Let's talk when I'm thinking straight, okay? All right, I love you. Chicks dig confidence. Fun, strong. We gotta hit that window where we can pretend you're at least one of those things. Hey. Hey, Chris. You need to relax. I'll make you feel better. Wow. You're a good person. You deserve it. You want to kiss me? What? Come closer. Trust me. Did you make any online contact in the last few hours? Come see me. Was it a sexual nature? Whoa, dude. I don't know you. Christopher, I just need for you to see this woman is very, very dangerous. Would you like to see my room? Take my hand. Are you nervous? Hey, what is this? I told you not to keep talking with her. What is happening? We're going to turn a lock, you and I. You're my key. Hello? Hey, babe. Babe. Oh my God. You can make me whole. She's getting stronger. Stop! If you know what I know. Oh my God. You take that gun and you shoot right now. Allora, vi devo dire,
ennesimo film sui pericoli dell'internet, ma questa volta con un interessante risvolto. Giustamente la creepy mi sembra brutto, ma comunque sono intrigata, perché a noi, cioè, a noi ci conquistano queste robe. Secondo me è brutto, però è forse la prima volta che parliamo dei pericoli dello spam sessuale di internet. Cioè, questo potrebbe essere un take interessante, cioè per la prima volta non parliamo dei pericoli di internet, ma dei pericoli dei maschi deficienti che cliccano su "cerco uomo 30 km da me", capito? Cioè, questo potrebbe essere interessante, potrebbe essere molto divertente da vedere. Ci ha detto che lezione abbiamo imparato. Lei mi ha fatto avere un mancamento solo con la voce. Ecco, quindi vedi, funziona. Che cosa abbiamo imparato? Che bisogna ascoltare Ron Perlman, cioè se Ron Perlman ti dice "per l'amore di Dio stai fermo con le mani, non sentire nessuno, guarda fermo", Ron Perlman va ascoltato, perché lui lo sa, cioè lui è saggio, è una persona più intelligente di noi e quindi se non lo ascolti poi sono cazzi tuoi. Boh, secondo me è Tinder is bad, lo scopriremo il 24 settembre quando lo guardiamo. Non è, non ci possiamo ancora sbilanciare più di tanto, ecco. Però devo dire che come primo trailer di partenza, devo dire almeno è simpatico. È simpatico, vedremo, vedremo. Poi mi ha ricordato un po'. Beh, no, non è vero, non è vero, stavo dicendo una minchiata, non è vero. Perché abbiamo guardato quel corto che però lì demonizzava i filtri. Quello sui filtri che poi però nella vita reale rovinavano il volto, però anche in quel caso c'era il discorso della dating app collegata al discorso dei filtri, però vabbè, insomma, era un corto, un'altra roba. Allora, prossima notizia senza trailer. Megan Universe, abbiamo visto che sarà composto nei prossimi 2 anni dal sequel di Megan che arriva l'anno prossimo, e da Soulmate che dovrebbe arrivare l'anno dopo ancora, sempre per restare in tema che mi sembra sia un tema che quest'anno ritorna, ovvero quello della tecnologia a scopo, cioè della tecnologia a fini sessuali, che sarà il take, diciamo, un pochino di quello con Megan Fox, di questo qui che abbiamo appena visto, di Soulmate. Che appunto sappiamo parlerà di una creatura come Megan, ma adulta e creata, diciamo, per aiutare gli uomini vedovi a superare il lutto. Sappiamo che adesso in questo Soulmate, questo androide con intelligenza artificiale si chiamerà Lily, cioè si chiamerà, no, avrà la faccia di Lily Sullivan. Che è un'aggiunta clamorosa. Lily Sullivan è un'attrice bravissima, bravissima. Questo film, tra l'altro, si prospetta molto interessante perché vuole essere un take nuovo sui thriller erotici degli anni 90, che sono stati un po' il pane quotidiano di tutti noi che siamo cresciuti, beh, recuperati dopo, spero, però è un tipo di cinema molto caratteristico di quel periodo lì. Secondo me potrebbe essere molto, molto interessante. Questo nuovo take io lo aspetto, lo vedo molto volentieri. Sacrificati tu che non me la sento questo film, più che altro potrebbe toccarmi nella tristezza della solitudine a una certa età. Dopo tempo ti anestetizzi un po' e boh, la vivi in maniera miserabile e ci caschi per la prima cretina che magari se ne vuole approfittare, ecco. Tu dici, quale dici, scusami, dici Succubus o dici Soulmate? Perché Succubus ha l'elemento del fatto che non è un robot, quantomeno quella lì, cioè sembra una roba che va sul demoniaco. Soulmate invece va proprio nella direzione dell'androide con sembianze femminili, ecco. Comunque, siamo sempre lì: il cinema deve essere piacevole, deve essere un. E poi bisogna vedere che accezione danno al tema e come sviscerano il tema, potrebbero andare in direzioni radicalmente diverse, però il cinema deve essere piacevole, perché nessuno, ahimè, ci paga per
per fruirne, anzi siamo noi che paghiamo per fruirne, quindi deve essere una roba che ci fa stare bene, o se ci fa stare male è con uno scopo che noi riteniamo di crescita, di elaborazione, eccetera. Se una cosa ci fa stare più male che bene, i film che escono sono 800 milioni, si guarda qualcos'altro. Io lo guarderò sicuramente e magari invece ne salterò un altro che urterà di più la mia sensibilità. È un po' il gioco dell'arte, si sceglie dove indirizzare il proprio tempo e i propri sentimenti, ecco. Poi, quindi dicevamo, di Soulmate abbiamo parlato. Prossimo trailer, Death Streamer. Già pazza per il titolo, lo vediamo il 27 settembre e se non mi sbaglio anche questo dovrebbe arrivare direttamente in VOD, ma non lo so ancora di preciso, quindi poi su questo lo chiariamo prima del 27 settembre. Di che cosa parla? Parla di un vampiro nell'epoca moderna che utilizza degli occhiali tecnologicamente avanzati che gli permettono di non solo lo aiutano a cacciare le sue vittime sia nel mondo reale che nel mondo virtuale, ma anche di streamare la sua caccia. Lui è un grande appassionato di tecnologia e quindi lui appunto ci tiene a condividere la caccia. Ha un grande seguito online, è diventato un personaggio di culto, ha una fan base che è proprio molto fedele e affezionata a questi streaming, fino a che un trio di giovani investigatori del soprannaturale, quindi praticamente Sam e Dean Winchester e Castiel probabilmente, si mettono in mezzo alla sua strada per il successo. Lo dirige Charles Band e oddio ma che ridere, cioè oddio ma che ridere, io non vedo l'ora di vederlo. Adesso guardiamo il trailer sperando che sia bellino, perché raga, cioè questo mi diverte troppo. Allora, sistemo tutto, pronti, via. Your heart's beating quickly. Click like, subscribe, join our Patreon page. Smash those buttons. Kitty, and there's a video that's got over 500,000 hits since yesterday and growing. What do I look like to you, Stanley Kubrick? Viral marketing, you can tell. Can we please get back to work? Hellfire House is live streaming again. Doesn't that mean that somehow or other this is all real? Yeah. What do we do about it? We're gonna air it. Two extraordinary things. We're gonna let people see it. Are you fucking crazy? You really think you're gonna be able to outrun this guy if he wants to find you? Don't tell me you suddenly don't believe it. This is what's happening. He's trying to destroy the whole fucking world. There we are. I'm not fucking Van Helsing, Eddie. No, vabbè. Non mi interessa se è trash, raga. Purtroppo non mi interessa. Purtroppo non mi interessa. Io adesso questa cosa la vorrei vedere immediatamente. Immediatamente. Che ridere. Trescino. Trescino, ma che ridere. Cioè, non sono il cazzo di Van Helsing, mi ha fatto tipo straridere. Che bello, che bellissimo. È orrendo, cioè questo film io mi sento di dire che è orrendo. Però, raga, cioè onestamente non c'è nient'altro che io desidero. Non c'è nient'altro che io desidero, bellissimo, vero? Vero, grazie. Grazie di aver concordato con me, che periodo d'oro per le horror comedy, raga, ma cioè, che periodo dorato, ma stiamo andando benissimo. Questi ultimi, cosa sono, tre? Questi ultimi tre anni di horror comedy sono
veramente, veramente piacevolissimi. Veramente piacevolissimi. Stiamo veramente vedendo delle cose esilaranti. Troppo, troppo, troppo contenta. Troppo contenta. Bello. Cioè, abbiamo iniziato con questi trailer dal doppio gusto, che però secondo me rispettano a pieno la nostra estetica. Mi sento di usare questo plurale, perché è orrendo questo trailer. Però c'è qualcosa che mi intriga. Poi, proseguo con la prossima notizia senza trailer, perché questa notizia è bellissima. Cioè, no, idea geniale. Ma a questo proposito, a proposito di cose soprannaturali in live streaming, e no, non sto per parlare per l'ennesima volta di Deadstream, anche se avete visto The Cleansing Hour? Perché The Cleansing Hour è un gioiellone, è un film bellissimo su un sacerdote che fa gli esorcismi in live streaming, un ex sacerdote. Ciao, ho letto solo di corsa il nome e mi è scappato. Però ciao, benvenuto, benvenuta o benvenute. Lo metti in wishlist. Cioè, no, guarda, è veramente, veramente, veramente simpatico. Ha dei momenti molto efficaci, soprattutto nella seconda parte. E questa nuova ondata di film sul live streaming che non hanno l'occhio critico e pessimista che hanno quelli che in generale parlano dei social, ma che sono più più orientati verso del semplice divertimento, secondo me funzionano molto di più rispetto a quelli che cercano di mettere a tutti i costi uno sguardo critico dove non sembra necessario. E The Cleansing Hour è veramente simpatico, non come Deadstream, che è un capolavoro, però un bel film, fa anche paura il giusto. Poi, prossima notizia, è in arrivo nei primi mesi del 2025, quindi non abbiamo ancora certezza della data, ma si parla di inizio anno prossimo, un film che si chiama I Don't Understand You. Perché ci interessa? Innanzitutto perché c'è Amanda Seyfried e ogni volta che Amanda Seyfried fa un horror noi lo guardiamo, per rispetto verso nostra madre. E allora, lo chiamano comedic thriller, il che sappiamo che è un horror, cioè vuol dire che è un horror comedy. Dirigono David Joseph Craig e Brian William Crano e parla di una coppia che sta per adottare un bambino e sta per partire, prima appunto che l'adozione diventi effettiva, per una vacanza in Italia. E appunto usano questa vacanza come una sorta di baby moon, no? Quelle vacanze che fanno le coppie in attesa per avere un ultimo momento, diciamo, di tregua prima dell'arrivo di un neonato o di un figlio in generale. Tutto sembra perfetto, sono in Europa, è tutto bellissimo, ovviamente a un certo punto le robe vanno in cacca. Nello specifico, mentre vanno a cena, finiscono in mezzo al cazzo del niente, come al solito, una tempesta della Madonna, come al solito, la macchina si ferma. E adesso sono all'estero, se non gli prende il telefono, non capiscono una parola di italiano e succede un disastro dopo l'altro. Allora, perché l'ho segnalato, anche se in realtà non è che si sappia tantissimo? Perché i due registi hanno detto una cosa super adorabile sul film, e onesta e tenera, e quindi volevo raccontarvi, volevo farvi venire voglia di vederlo. Perché loro hanno detto semplicemente, nel primo statement, diciamo, di annuncio del film, non vediamo l'ora che il mondo veda la nostra favola, sciocca, però onesta e sanguinolenta. E il fatto che abbiano chiamato il loro film Silly, no, sciocco, mi ha fatto così tenerezza che adesso, guarda, esce a gennaio, no, a primi mesi del 2025, io subito vi guardo, perché c'è Amanda Seyfried, ovviamente, perché c'è Nick Kroll, perché la trama effettivamente è molto derivativa, se vogliamo, però mi ha fatto simpatia, e poi loro se lo sono definiti così, e quindi adesso anche loro mi hanno fatto simpatia e me lo voglio vedere. Quindi mi raccomando, adesso ne riparliamo, stiamo attenti all'uscita del trailer e poi lo vediamo, perché dobbiamo valorizzare le persone umili che si buttano in questo mondo disgraziato del cinema dell'orrore
e dopo serve che ci siano le persone come noi che li adottano e gli vogliono bene. Ma guarda, questa riscoperta del gotico rurale italiano mi fa volare via, mi fa volare, perché adesso noi, cioè, la vita lenta, White Lotus, va bene tutto, ma raga, l'Italia fa paurissima. L'Italia è un posto da incubo e che bello che lo capiscano, che riescano a cogliere anche i nostri lati più perturbanti. Non vedo l'ora, non vedo l'ora. Spero che c'è, cioè, l'inizio, sai, la macchina che si ferma, la pioggia torrenziale, Rocky Horror, giusto? Stavamo tutti pensando a quello. Non vedo l'ora. A proposito di italiano, ma The Well lo vedrai? Sì, lo vedrò. Sarò molto sincera, non andrò al cinema, lo guarderò a casa. Perché per me andare al cinema è una discreta rottura di cazzo. Mentre veare. E quindi sì, lo vedrò ovviamente, perché comunque per fare la top di fine anno dei nuovi incubi cerco di vederne il più possibile. Quindi ad un certo punto lo guarderò, però diciamo che non ci vado con delle grandi aspettative, sono sincera, però lo vedrò, sì. Poi, prossimo trailer, titolo bellissimo, il prossimo film si chiama The Demon Disorder. The Demon Disorder è il regista, o meglio, è l'esordio alla regia di una persona che finora si è sempre occupata di effetti speciali, in realtà, che è Steven Boyle, che tra le altre cose che ha curato come, diciamo, addetto agli effetti speciali, c'è quella meraviglia di Love and Monsters, e quindi io sono contenta di vederlo lavorare anche con alla regia. No, non me lo ricordo per quello che l'ho, perché il trailer è di 2 mesi fa, ma io non mi ricordo se l'ho già visto, e quindi nel dubbio lo riguardo, tanto dura poco. Dura 2 minuti, perché io non riesco a ricordarmi e non l'ho più, cioè non l'ho riguardato fuori dalla live per vedere se l'avevo visto. E quindi insomma, nel dubbio lo riguardo, perché esce il 6 settembre. Esce il 6 settembre ed è una delle due acquisizioni del momento di Shudder, poi parleremo dell'altra. Però appunto esce il 6 settembre su Shudder, quindi se avete la VPN lo vedete su Shudder, se non avete la VPN vuol dire che arriva molto molto presto col pensiero laterale, e poi manca molto poco, quindi gli ridò un'occhiata veloce perché appunto non me lo ricordo, e poi passiamo oltre. Allora, perché davvero non riesco a ricordarmelo. La locandina di questo qua, dici? È bellina, eh? The Lord will plague you with wasting diseases. Fever, inflammation, till he has destroyed you because of the evil you have done. Non riesco a ricordarmelo. Dad? What are you doing here? It's Philip. You need to come home. First, I thought it was nightmares, trauma maybe, but it's Dad all over again. Jesus Christ, Phil, put that down. Sì, sì, okay. What do you expect me to do? Vabbè, lo finisco, no? Sì, ho capito qual è. Has it occurred to you, Philip's just traumatized by what happened? He's still with us. He's coming back. Sì, okay. Philip. What the hell is it? That thing is like a parasite. I think this thing needs to grow until it's strong enough. Strong enough for what? To live on its own. Guys. We received a call from this address. I can reassure you that everything is fine. Yeah. I'm afraid we're going to have to insist.
confermo che secondo me abbia un bellissimo trailer. Secondo me questo è un gran bel trailer e secondo me ci fa proprio paurissima. Ci fa tipo mega paura questo qua. Manca pochissimo, tra l'altro, manca meno di un mese, raga. 2 settimane. Esce tra 2 settimane. Cioè la terza settimana. Vabbè, bello. Bello, poi arriva su Shudder, bello comodo, così è già ovunque in alta qualità. Molto bene. Molto bene. Quindi, questo arriva su Shudder. Non è l'unico, perché Shudder nel suo periodo di acquisizione si è preso anche Daddy's Head. Ne abbiamo parlato di Daddy's Head? Non mi pare, perché il titolo mi è nuovo. Questo invece arriverà l'11 ottobre e... come stai? Come va? T'ha posto? Ai ai ai. È un film meraviglioso, però. Ti è piaciuto? Spero che ti sia piaciuto. Perché io lo amo. No, non lo sapevo! Non lo sapevo che avevi un maltesino. Oh no! Oh no! È un brutto momento. È un brutto momento. Cioè, quello l'ho proprio vissuto male. Adesso lo devo riguardare il film per la stagione di Nuovi Incubi e io tutta quella parte lì la zompo, proprio come se ci fosse un domani. Però sì, è brutta. Ma mi sembra... Davvero non ti avevo fatto un trigger warning? Di solito quelli per gli animali li faccio. Possibile che mi sia scappato? È brutto. Però sì, è un bel film. Mi ha fatto un paurone che proprio non ha senso. Ma proprio... zero senso la paura che mi ha fatto. Lo adoro, ma proprio brutta la situazione. Però grazie che l'hai visto, sono contenta se tipo convinco a vedere delle cose che in cui credo, dei film in cui credo così tanto come quello. Allora, dicevo, è brutta. Cioè, ma poi così, capito? Cioè, quella morte... Brutta. Cioè, è veramente una messa in scena spaventosissima. L'audio... Grazie. Grazie della fiducia. Questo qui, dicevo, Daddy's Head, 11 ottobre, sempre su Shudder, quindi lo troviamo. Perché è simpatico? Non lo so, a me ispira la trama. Allora, parla di... devo tradurre IRL quello che sto leggendo ed è molto difficile da fare. Allora, è un film, indovinate un po' se lo consiglio io, sul lutto, sul trauma, benissimo. Allora... si parla di un ragazzino che vive con la matrigna perché il suo papà del ragazzino è appena mancato e entrambi adesso vivono insieme e sono, come dire, ricevono la visita, sono visitati da una creatura strana che ha le sembianze del papà appena morto, ma però in una sua versione terrificante, orribile, spaventosissima. Non è ancora uscito il trailer, quindi aspettiamo un attimo. Adesso abbiamo tempo fino all'11 ottobre per arrivare a questa cosa. Il fatto che si chiami Daddy's Head, ammetto che comunque un po' mi fa paura, però cioè lo voglio vedere, perché c'è poi il discorso del fatto di vivere con una che non è la mamma biologica, non lo so, però ve lo volevo dire, perché comunque non è che devo soffrire da sola, cioè l'11 di ottobre noi ci troviamo, ne parliamo, diciamo cosa facciamo, siamo pronti, lo guardiamo e poi si valuta insieme se ne vale la pena, perché è spaventosissima sta roba. Poi, proseguo perché sono le 7 e se no non riusciamo a fare tutto come mio solito che mi incarto. Allora,
nuovo film di Soderbergh. Nuovo film di Soderbergh che si chiama Presence, è una storia di fantasmi. L'ha appena comprato Neon, questo vuol dire che lo vediamo a gennaio 2025. Megan Navarro l'ha già visto e ne ha parlato bene. Del film sappiamo anche che l'autore, lo sceneggiatore è David Koepp, che tra le altre cose è quello di Stirovecos, che in italiano si chiama quello con uno dei Kevin Bacon. Come si chiama in italiano Stirovecos? Echi mortali si chiama. Vabbè, ci sta però. Siccome è Soderbergh che deve fare le sue robe creative, dovrebbe essere tutto dal punto di vista del fantasma. Del fantasma. Di che cosa si parla? È una storia di fantasmi, quindi si parla di una famiglia che si trasferisce in un quartiere residenziale e capisce presto che in casa non è da sola, ci sono delle forze soprannaturali che nello specifico sono interessate alla figlia. Vi faccio qualche nome del cast per darvi un'idea della portata, cioè il fatto che è un film piuttosto ricco. Abbiamo Lucy Liu, Chris Sullivan, Julia Fox, Eddie Madday e Augustone che si lamenta. E quindi adesso vediamo il trailer per vedere se ci ispira e vediamo cosa ne pensiamo. È un teaserino in realtà, però sottotitoli non ci sono, raga, perdonatemi. Se vabbè. Sì. Ci siamo fatti una mezza idea di chi tu sia. Però mi sto cacando, posso dire. Vabbè, raga. Se la canta, se la suona, porca miseria. Posso dire, è il Jimbo Tamberi del cinema, forse? Un ego che non ci sta nella stanza che ha ripreso. Non ci sta. Però devo dire che è bello il teaser. Devo dire che il teaser è bellino. Mi è piaciuto assai. Mannaggia. Faccio sempre così con lui. Faccio sempre resistenza perché dico, sì, però meno, zio. Però poi alla fine... Vediamo. Ci casco sempre. Mi basta niente, io con queste robe ci casco sempre. Vediamo. Vediamo, il discorso del punto di vista interessante, del punto di vista del fantasma, mi piace molto, quindi vediamo, però parto con una buona aspettativa ovviamente, perché vabbè. Poi, una notizia per cui vi prego di non piangere, quindi per favore contenete le vostre reazioni perché, ok, questo è grave. Non fanno più Army of the Dead 2, che doveva chiamarsi Planet of the Dead. Non lo fanno più, raga. Non lo fanno più. Mi domando davvero perché. Perché un film così riuscito, così, come dire, che è piaciuto così tanto. Certo. In A Ghostly Nature. Il riferimento al trailer di prima, immagino. Scusa, ma ho la LAI che ha un po' di delay e quindi poi mi perdo. Mm.
diciamo che pare un mood, pare il mood, però io però sono molto, ci credo in Soderbergh in questo, vabbè. Invece Army of the Dead non ci credevo, l'ho guardato lo stesso perché comunque per dovere di completezza, e evidentemente Snyder e Netflix hanno deciso di investire tutto in Rebel Moon, perché quello invece sì che è piaciuto, no? Quindi hanno deciso, aspetta che investo tutto in quello là. Quindi The Army of the Dead doveva arrivare, il prequel che è arrivato, che si chiama Army of Thieves, vabbè, e poi doveva arrivare il sequel, e poi doveva arrivare una serie animata, e tutti e due hanno detto, vabbè, sai cosa, no, non li facciamo più. Che imbecille Snyder, e insomma, diciamo che anch'io non è che sia proprio una fan sfegatata, ecco, non è il mio cinema, non è quello che mi piace vedere, né a casa né in sala, purtroppo non mi interessa, purtroppo non mi diverte, purtroppo ci crede tanto quanto Soderbergh, forse di più, se fosse possibile, pure di più, e io purtroppo non, no. Non è la mia, raga, quindi per favore, se potete prendere bene questa notizia, adesso non ci sarà più Army of the Dead 2. In compenso di Rebel Moon 4 ce ne sono, no? Perché così c'è 1, la Director's Cut, 2, la Director's Cut, perché comunque le sfortune vengono sempre in coppia. Allora, poi controllo una cosa e vi dico la prossima, aspetta, Allora, vi ricordate Green Room? E soprattutto, riuscite a pensare a Green Room senza piangere? Io non credo. Green Room era quel film con il nostro amatissimo Anton Yelchin, ed era il film in cui i nazisti menavano ma venivano menati. Era un film bellissimo. Il suo regista si chiama Jeremy Saulnier, che peraltro ha una sinistra somiglianza con Anton Yelchin, però lui sa bene. Il 6 settembre arriva su Netflix un suo nuovo film che si chiama Rebel Ridge, per restare in tema di Rebel, che non è descritto come un horror ma come un high velocity thriller. Certo, cazzo, cioè, è un film incredibile o no Green Room? Cioè, è straordinario. Quindi, questa volta l'ha buttata più sul thriller, ma noi lo guardiamo lo stesso il suo nuovo film, perché noi dobbiamo incoraggiare questo regista a lavorare. In questo caso il protagonista è Aaron Pierre, e interpreta un ex marine che arriva in una cittadina che si chiama Shelby Spring con una missione. Deve salvare suo cugino. Sì, allora sì, sulla carta anche lui non lo è, noi lo reclamiamo come nostro perché comunque ha degli elementi che noi rivendichiamo come nostri, però sulla carta cioè effettivamente è più un thriller, però io c'ho sto trend che mi prendo tutto, è tutto nostro. Pesissimo Green Room, film bello tosso, bello impegnativo, molto gratificante. E lui arriva in città per appunto per aiutare suo cugino. Esatto. Allora, di cosa si dice di questo film? Un thriller ad alta intensità ma molto umano, che esplora la corruzione e la moralità. E quindi lo andiamo a vedere, perché può essere pure che andiamo a vedere il trailer, perché secondo me ci gratifica. Quella tizia più simpatica del cinema horror, esatto. I need to report a crime. E per la Madonna. And this was cash? Yes, ma'am. Okay. Can you describe this book? Big guy must weigh 250. We're gonna hold on to this money. I didn't get his badge number, but his last name's Marston. Higgins need to leave. Next suspect number 2. Devo dire una cosa, che bello questo tipo, porca miseria, ma è bellissimo. Hey Mike, I'm posting bail. Stay low, alright?
You can fight for the money, but that'll take you most of a year and cost you twice what you're owed. And it's legal? It's law. May I at least see my cousin? You can fuck right off. I would love to, sir, just as soon as I get my money back. You do not stand in my station in front of my officers and set terms. You need to be very, very careful. Let's not do that. Chief! What are we looking at? Oh. I think he's Marine Corps Martial Arts MCMAP. One mind, any weapon. Whatever you decide to do, you do it damn far from here. You enter this town again, so go another route. It's time for another chapter. Something's up. Chief is willing to kill to keep us from finding out. You ain't ever gonna be safe. Test the chains. These cops might end up on top. You are many. But they don't get any more outs. Suspect is armed. He goes down. He does not get back up. It's gotten out of hand. People are getting hurt now. So I was thinking, what if we just walk away? Well, now you're starting to talk. I was like, nah. Sarebbe un bellone pure se fossi cieca. Che voce. Che fregno, raga. Raga, lui fregno, porco cane. Trailer bello, cosa dite? Allora, abbiamo picchiato i nazi. Abbiamo picchiato i nazi. Adesso picchiamo le guardie. Questo Steven... scusa, non Steven. Jeremy. Questo Jeremy ha le idee tutte al posto giusto. Come funziona? L'avevamo immaginato, eh? Cioè, c'era venuta una mezza idea dopo Green Room che avesse... Adesso meniamo le guardie. Beh, posso dire... Corretto. Corretto. Però è pure lui un Marine, sono combattuta. Poi bisogna vedere... Però è un ex Marine. Perché è un ex Marine? Cos'è successo che facesse sì che fosse un ex Marine? Perché se devo scegliere... Cioè, nella graduatoria, ammesso che esista una gerarchia delle guardie, Marine sopra polizia. Prossimo film andiamo... Vabbè, quello c'è... Quello capolavoro. Quello capolavoro arriverà sempre troppo tardi, ma arriverà. Arriverà sta roba, non ci preoccupa, ci arriva, sta roba. Soprattutto arriva nell'orrore. Però non vedo l'ora. Vedi, capito, dobbiamo capire com'è. Posso dire una cosa controcorrente? Mi sono rotto un sacco però di sti ex militari super figura che casualmente vengono beccati dagli stronzoni. Beh, qui non è mica tanto casualmente, è nero. Cioè, era proprio matematico che sarebbe finito così. Ad un certo punto qualcuno l'avrebbe fermato, prima o poi. Ho iniziato Nobody, quello con Bob Odenkirk, e quando è uscita la figura che casualmente era un assassino super figura, ho staccato. Però è una figura che non morirà mai, eh. Nel cinema americano quella figura qua non morirà mai. È da Stallone, è da Schwarzy, cioè quella roba qua rimarrà per sempre. Fino a che non si supera questo certo ideale dell'uomo forte che blocca la corruzione, questa roba qua è eterna, può andare avanti per sempre. Se è fatta oltretutto da un regista i cui ideali mi sembrano al posto giusto, smette di essere brava, smette di essere quella roba lì, smette di essere questa roba filomilitarista, cioè smette di essere, adesso sta smettendo di essere quella roba per cui ti faccio vedere che il vero cuore delle guardie è buono e che i cattivi sono la mela marcia, ma adesso la situazione si è ribaltata. Le guardie sono la mela marcia e l'eccezione sono queste figure qua, quindi già la figura è cambiata nel corso del tempo, però secondo me non morirà mai, eh. Ci hanno svezzato generazioni con quell'archetipo, ma infatti secondo me non è ancora finito, cioè è ancora lontano da finire. Abbiamo cominciato a cambiarlo, però secondo me quella roba lì non morirà mai, eh.
Forse tra qualche generazione, perché comunque non ce lo vede uno Gen Z. No, cioè, secondo me è proprio serve ancora un attimino di tempo prima che finisca. Poi, a proposito di uomini che non sono quell'archetipo, il nuovo film di Kenneth Branagh, Amore, tesoro, tatone del cuore, ma proprio tatone grosso del cuore. Kenneth ci ha preso gusto. Kenneth ci ha preso gusto perché ha fatto tre dei film più divertenti, goduriosi e piacevoli degli ultimi anni e quindi arriva con un thriller, con quello che loro chiamano thriller psicologico, se è come Coso Assassino a Venezia, un film dell'orrore e tante care cose. Comunque, si chiamerà The Last Disturbance of Madeline Hind e è in produzione in questo momento. E quindi secondo me lo potremmo vedere nei primi mesi dell'anno prossimo. Anche in questo caso vi racconto del cast perché c'è Patricia Arquette, c'è Michael Sheen, c'è Tom Bateman, c'è Jodie Comer. Cast incredibile. Ovviamente essendoci grande aspettativa non dicono niente sulla trama perché è presto, però appunto dicono solo che sarà un thriller psicologico contemporaneo. Branagh se l'è scritto, ovviamente se lo dirige, se l'è prodotto lui con la sua Belfast. Che bello! Lo stanno girando in Inghilterra, titolo vintage, no? Ha un po' un profumo di film di una volta, ma che bello, ma io non vedo l'ora. Tornando a prima, infatti, Silent Night decostruisce completamente sta cosa. Il protagonista è un poraccio che si improvvisa del Punisher, ma è goffissimo. Ma infatti. Cioè, si sta lavorando a cambiare almeno l'ottica con cui si guardano questi personaggi, ma Rambo è eterno. Perché la storia di Rambo, del rinnegato dall'ordine mondiale che si rifà in modo indipendente, è una storia eterna e che può essere che adesso stiamo elaborando nella maniera giusta, che non è filoamericana, filomilitarista, ma rimane. Poi mi collego a Branagh e all'eleganza degli uomini inglesi per raccontarvi a proposito di uomini eleganti inglesi che arriva un documentario sulla Hammer Films. La Hammer sta tornando per la sua 600ª volta con Dr. Jekyll, ne abbiamo parlato per un bel po', abbiamo guardato il trailer e tutto. Adesso arriva un documentario, dovrebbe arrivare a novembre e si chiamerà Hammer Heroes, Legends and Monsters, un documentario un'oretta e mezza che parte dalle origini della casa di produzione e arriva fino al momento in cui ha raggiunto lo stato di icona e ai giorni nostri. E appunto se ne parla si parla di novembre, io amo queste cose qua perché amo questo genere di prodotti perché secondo me da un lato, appunto, si ripercorre la storia del genere e per me sono sempre belli. Dall'altro lato, però, sono molto interessanti perché aiutano a, siccome spesso si intervistano invece i nomi contemporanei, aiutano a vedere il passaggio generazionale, quindi come la storia ha influenzato quelli di oggi, come la storia ha portato al cinema che andiamo a vedere in sala adesso. E questo mi interessa parecchio, come tutti i documentari. Io purtroppo sono una secchiona, i documentari sul cinema mi fanno volare. E soprattutto uno dedicato ad Hammer, alla storia di Hammer e alla nascita dell'icona, secondo me ce lo meritiamo. E non vedo l'ora, sono veramente, veramente curiosa. Vediamo a novembre. Tra l'altro, non è specificato dove uscirà. Quindi, secondo me, arriva in VOD. Però, vediamo. Anzi, in VOD, a proposito di Dr. Jekyll, dovrebbe già trovarsi. Io non l'ho ancora cercato. Facciamo una roba, ve lo dico subito. Se si trova. Cioè, se si trova anche sui. Blood Disgusting dice che si trova, ma io sul mio luogo ancora
Ancora non lo trovo. Weird. Io ho dei siti molto safe, dove trovo cose che non trovo da nessun'altra parte. Questo per il momento ancora non lo trovo. Aspetteremo un attimo, non succede niente. Anche perché stiamo sopravvivendo all'attesa di Long Legs, quindi voglio dire, tutto il resto è assolutamente fattibilissimo. Poi, trailer, altro trailer, il penultimo del cinema della serata, anzi faccio andare prima la pubblicità così poi vi dico di che cosa si tratta. Ok, è l'ennesimo film di lupi di quest'anno, cos'è, il quarto, si chiama Outcome the Wolves, forse ve l'avevo già accennato perché è il film sui lupi di Adam McDonald, che è il regista tra le altre cose di Pie Wacket. Lo vediamo già in VOD il 30 agosto e parla di... non so cosa dire, guarda, non so veramente cosa dire. È stranissimo, quest'anno con i creature feature è stranissimo. Seguiamo una donna e il suo fidanzato che vanno in una cabin in the woods a incontrare il miglior amico di lei, ma i due uomini non è che si azzeccano tanto e proveranno la loro mascolinità andando a caccia, perché cos'altro fai? Ovviamente no, vai a cacciare gli animali che sono a casa loro, dove proveranno la loro virilità, ma in realtà discenderanno nel vero lato oscuro della natura. È questa forse la frase finale di tutti i creature feature che abbiamo visto quest'anno? Forse sì. No, guarda, adesso andiamo a vedere il trailer, così andiamo a vedere questi svantaggiati che litigano per una femmina andando a caccia di cervetti che si facevano i cazzi loro. Vi faccio vedere il trailer. Portate pazienza, raga, ma quest'anno va così. Creature feature come se non avessimo altre idee. In nature, what you see is what you get. Però la coppia. Missed you. Thank you for coming here. It means a lot. Kyle, this is Nolan. Happy to finally meet you. Heard you're a hell of a hunter. Kyle taking you hunting could really be the beginning of a beautiful romance. To Sophie. You know who he is to me. He's like my brother. He's not your brother. Remember, we both weren't engaged by the time we were 40. We would, Weren't we like 12? Oh God, predators, no, die. Real hunters, they're fascinating. You see an opportunity, you take it. Sophie! We were attacked by wolves. Wolves? There haven't been wolves in this area for years. There was no small baby. I don't know where he is. You left him? Is he alive? I don't know what game you're playing. Why are you lying to me? He's not the one for you. What did you just say? He's not for you. Nera. Allora. Forse però non sono licantropi, eh. Spero che... dove l'ho trovato io? Sì. Cioè, questa è la sinossi che ho trovato io.
In che senso? Cioè, ma poi in che senso non diceva questo, scusa? Cioè, lei che va nella cosa con il suo miglior amico e... Cioè, l'unico dubbio che ho io è la licantropia, che potrebbe pure mancare e in realtà essere solo una roba di caccia, virilità e... Che dal trailer sembra questo effettivamente, eh? Cioè sembra che... cioè sembra quella roba qua, che... Allora, da quello che vediamo dal trailer, potrebbe essere sia che quello morso diventa un lupo mannaro, sia che non lo diventa e diventa solo una roba di sopravvivenza, di survival. Sono licantropi realistici. Devo dire meglio che licantropi fantasy nel 2024, ma 100%, anche perché... Vabbè, quest'anno veramente creature feature ne abbiamo tanti. Si faceva intendere che se ammazzassero nei boschi non c'era la svolta in cui lei diventava Rambo. Beh, ma allora la svolta in cui lei diventa Rambo, piacevolissima sorpresa. E mi è piaciuta moltissimo perché lei c'ha proprio il culo girato. Ed effettivamente spero che alla fine sia lei che va nei boschi e li accoppa. E li accoppa perché satura delle minchiate di questi due, posso essere sincera. Il fatto che lui sia stato morso e a quel momento in cui apre gli occhi e l'occhio è un po' wibo wibo, chi lo sa. Però pure se non lo è, il trailer devo dire che mi è piaciuto. Sì, no, cioè, spero che alla fine siano loro che devono scappare da lei. Perché lei satura. Spero sia questo. Non credo, temo. Però mi piacerebbe molto se fosse questo, sarò sincera. Oddio, cosa ho fatto? Scusate, ho fatto una minchiata, aspettate, eh. Ho fatto una stupidata. Ok, ho recuperato. Comunque, da IMDb si parla di wolves e non di werewolves. Magari ho letto male io. Io non l'ho presa da Internet Movie Database, la bio, l'avevo presa da Bloody Disgusting. Ma non ce l'ho. Cioè, l'ho scritta io, non l'ho. Questa non l'ho copia-incollata. Quindi, magari è solo wolves. Ma in ogni caso, il trailer a me è piaciuto molto, eh. Sono sincera. A me è piaciuto molto e tra l'altro a questo regista doveva essere dedicata un episodio, doveva essere dedicato un episodio di Nuovi Incubi della stagione sul Teen Girl, e poi abbiamo dovuto, cancellarla perché era diventata troppo lunga. Però, è un regista interessante, ecco, che vale la pena di tenere sott'occhio, ecco. Forse sotto sotto speri troppo in un altro film di licantropi. Ci spererei se fosse così, capito? Cioè, se questo trailer che abbiamo visto diventasse una roba per cui il fidanzato diventa un licantropo e, loro, e lei lo deve ammazzare per salvarsi, mi può piacere. Come dicevi tu, se diventa una roba con un licantropo realistico... Cosa c'è, Tato? Non sei tu un lupo mannaro, tu sei un lupetto e basta. Non mannaro, che mannaro di che? Se fosse quella roba lì lo guarderei volentierissimo, ma lo guardo comunque volentieri perché veramente non me l'aspettavo, ma bel trailer, bello. E comunque in questi anni c'è stato anche, come si chiama, Hunter x Hunter, film sui lupi, survival nei boschi, che era un capolavoro. Quindi... Per i lupi è un buon periodo, per i lupi mannari meno. Però, vediamo. In compenso, raga, forse ho il canguro mannaro, quindi ho il canguro zombie, scusate. Ho il canguro zombie, però. E questo non l'ho letto male, cioè questo è proprio il canguro zombie. Si chiamerà The Red. E praticamente deriva da un corto, il corto si chiamava Waterbone. Arriverà ovviamente in Australia a ottobre, ad Halloween, e probabilmente quindi poi nella seconda metà dell'anno arriverà anche in Italia. E si parla di una giovane poliziotta di nome Maddie, che praticamente aspira a seguire la carriera del padre, e la sorte le dà l'occasione di dimostrarsi,
di dimostrare di essere all'altezza, perché gli abitanti della cittadina sono trovati fatti a pezzi da Rippy, il canguro zombie. E Maddie e suo zio e sua zia si lanciano in una battaglia per salvare la città. E dice il regista, che si chiama Ryan Coogan, che è un horror comedy sicuramente, che però è influenzata da film di piccola levatura come La Cosa, Un lupo mandano americano a Londra e Lo squalo. Rippy mio nipote, adesso lo vediamo subito. Vale la pena citare The Grey per la filmografia Man vs. Wolf, va sempre la pena citare The Grey. Quindi adesso andiamo a vedere The Red, perché raga, io ve lo dico, secondo me questo è il film del mio anno. C'è il canguro zombie. What did you say? Eve. Canino. A beast. It takes all forms. It'll change you when you see it. Have you ever seen anything like this? Whatever did this is bloody strong. Tore them apart like nothing. It looks like a bite wound. Maybe it's a croc or a pack of dingoes. There were tracks. What tracks? What is that? It's just a... Stupendo, bellissimo, bellissimo. Big Red. Shit. Meraviglioso. Ti amo. What's your plan? I'm gonna blow the fucker's brains out. He's here. Bounces back, raga. Bounces back. Come here, boy. Did I skip? Rippy's Gone Rogue. Meraviglioso. Stupendo, stupendo. Non... Lei mi sembra proprio la Carpenter. Aspetta, vado a vedere il cast. Lei mi sembra proprio la Carpenter. Dove è finito? Aspetta. Sai che no? Aspetta, fammi andare. Sai che nell'Internet Movie Database lei non c'è. Fammela cercare su Google, non sull'Internet Movie Database. È Tess Haubrick. Guarda che roba, è inquietante, eh? Tess Haubrick. Sai che forse sono i capelli scuri, perché con quelli chiari non tanto.
Tra l'altro io lei non la conosco, questa Tess. Cosa ha fatto? E infatti non... No. Vabbè, piacere di aver fatto la tua conoscenza. Spero di vederti presto perdere contro Rippy, perché... Nel trailer uguali, sì. Forse sono i capelli, secondo me. Però, ok. Non lo so. Allora, poi... Notizia senza trailer, l'avete sicuramente vista perché sui social l'hanno condivisa tutti, la novellizzazione dei romanzi di... dei romanzi. La novellizzazione dei romanzi. La novellizzazione dei... dei film di Ty West, di, della trilogia di X, quindi X, Maxine e Pearl, dovrebbero uscire, il primo dovrebbe uscire il 24 settembre, poi abbiamo a novembre Pearl, il 19 novembre, e Maxine invece all'inizio dell'anno prossimo. Questo è un autore che, l'autore si chiamerà Tim Wagoner, e praticamente si dice che sarà ovviamente molto fedele perché sarà tratto dallo screenplay, però che aggiungerà dei dettagli che poi alla fine sono, per questioni di tempo, sono stati eliminati dai film, e quindi insomma per gli amanti si potrebbe desiderarli per approfondire un po'. L'autore ha vinto 3 volte il Bram Stoker Award, il che ci fa pensare che sia una brava persona che sa scrivere. Ma fanno i libri dei film come negli anni 70? È un trend che comunque... sì, non è mai stato un fenomeno gigante, però ogni tanto si ripropone. Io personalmente non lo amo. È una cosa che si ripropone più che altro nella fantascienza, più che nell'horror. È sempre stato molto presente nella fantascienza, nel fantasy, nell'horror, se vogliamo, un pochino meno. Però... sono quelle cose carine che secondo me si prestano molto a diventare regali per gli amanti di qualcosa. Cioè, conosci un grande fan di X e gli regali la novellizzazione di uno dei suoi film preferiti. Potrebbe essere una cosa carina. Personalmente io non è una cosa che amo, soprattutto perché se devo fruire di un prodotto, libro e film, preferisco leggere prima il libro e poi vedere il film. Però è una piccolezza, Cioè... è una cosa mia nella testa, quindi li ho già visti i film, adesso non mi viene voglia di leggere i 3 romanzi, però chi lo sa, magari in futuro. Poi, per quanto riguarda il cinema, vi ho detto tutto. Ah, non è vero! Beh, oddio. No, non è vero, ne ho un altro. Fangoria ha annunciato l'arrivo di una cosa che si chiama Monster Girls, che è un documentario per ripercorrere e omaggiare la storia delle donne che hanno che si sono occupate degli effetti speciali, perché da tanto tempo abbiamo parlato delle donne dietro la macchina da presa, delle donne protagoniste, delle donne che producono, delle donne che scrivono, ci mancavano le donne che si occupano di effetti speciali, e quindi appunto arriva questo prodotto per celebrare la storia di queste artiste. A girarlo è una di loro, perché la regista è Jessie Seitz, che di lavoro fa questo appunto, quindi è preparatissima, ha una lunga serie di interviste di donne coinvolte che racconteranno del loro contributo. Si può seguire il progetto sia su Instagram che su YouTube, perché appunto hanno dei canali per condividere come sta andando la realizzazione, e nasce dalla necessità, come sempre, di tappare dei buchi nella narrazione, nel senso che la regista cercava da qualche parte sul web una lista completa di donne che facessero lo stesso lavoro, non l'ha trovata e ha deciso di farla. E quindi secondo me, insomma, potrebbe essere molto carino vederlo, le immagini promozionali sono deliziose e... appunto, io sono pazza per i documentari sul cinema dell'orrore e quindi ovviamente me lo guarderò, ma proprio non vedo l'ora. Non vedo l'ora perché mi sembra veramente un progetto carinissimo. Poi, questo per quanto riguarda il cinema. Devo darmi una mossa perché sono già 7:30. Allora, abbiamo, sempre a proposito di Shudder, sempre a proposito di serie
che però sono, cioè, non di serie, scusate, di prodotti che parlano di cinema, arriva l'ennesima serie Shudder sul cinema dell'orrore. Dico ennesima, ma con tono positivo, perché finché ce n'è viva il re, come si dice dalle mie parti, io ne vorrei il più possibile di queste cose qua. Il 27 agosto arriva Horror's Greatest. E appunto adesso vediamo il trailer, perché non è molto chiaro effettivamente di che cosa parli, perché dice questa serie parla a qualcosa da dire a ogni tipo di amanti di cinema dell'orrore. Quindi vediamo il trailer per capire almeno che indirizzo prende, perché non è chiarissima questa roba. Quindi andiamo a vedere questa cosa qua e poi vediamo insieme cosa ne pensiamo. Io non vedo l'ora, appunto. Come sempre, 1500 interviste. E c'è da dire questo. Ultimamente le interviste dei documentari, soprattutto delle serie documentari, avevano il difetto di avere sempre le stesse persone. Sempre. Questa volta, però, da quello che io vedo nel primo elenco, potremmo forse avere qualcosa di diverso, qualche voce diversa che parla, perché tra i vari ospiti ci sarà David Dasmalakian, Joe Hill, Tom Holland, inteso come il regista e non come l'attore, ma seppure vogliono chiamare Tommino Holland l'attore, a me sta bene, Gigi Saul Guerrero, Alex Winter, Tanana Rivdu, amore della mia vita, e soprattutto i Bulle Brothers, che sono la mia gioia, la mia ragione di esistere. Dove ci sono i Bulle Brothers vado anch'io, e quindi adesso vado a vedere il trailer di questa, perché ci sono le mie ame. Eccolo qua, questo è il nostro trailer, pronti, sottotitoli e via. Real horror fans. Eccola la Tanana Rive. The boundaries of the genre. I'm scared to death. Paranoia, most important trope of horror. Japanese cinema, as he had a huge impact on Hollywood cinema. When you're adapting Stephen King, the story is the most important thing. Okay, figurate se era mia madre. Here's how you do a horror comedy. Horror films mirror the anxieties of the age. Nothing could have prepared me for that movie. Yeah. It is the horror movie to end all horror movies. This is awesome! What better movie could you ask for? Sì, allora, sarò molto sincera, a voler essere a voler fare la rompiscatole, mi sento di dire che è un po' poco chiaro il focus, cioè stai parlando dei più grandi di sempre, capisco. Cioè, capisco questo dal titolo, però cioè non mi è molto chiaro che direzione vuole prendere. Ci ho detto, se la direzione che vuole prendere è io voglio solo parlare di cinema bello insieme a dei grandi creatori, a me sta bene. Certo, è ancora molto lontano da venire il giorno in cui ci sarà un documentario senza Mick Garris, questo è assolutamente impensabile, però lo prendo in giro, però mi fa piacere. Mari, fermati. Dove vado? Sto qua. Non ho ancora finito, ho ancora delle robe. Non sto scappando. Avevo solo finito col cinema, ma non sto scappando. Ho ancora un paio di cose. Passamelo su Instagram. Aspetta che non so se ho l'accesso su questo computer, aspetta. Se no scrivilo in chat che lo copio e incollo dalla chat. Scrivilo in chat. Sì, perché non ho l'accesso su questo PC. Intanto che tu me lo passi, il nuovo fumetto di Jeff Lemire. Ah, però aspetta. Se hai cercato di mandarlo qua l'ha cancellato, non ha preso il link, quindi no, mandamelo su Instagram, faccio l'accesso.
Allora, nuovo fumetto di Jeff Lemire. Jeff Lemire in questa casa gli vogliamo molto bene. E soprattutto con questo andate al libraccio, perché i fumetti di Jeff Lemire al libraccio si trovano sempre in occasione. Quindi, se avete un libraccio vicino a casa, andate a vedere, perché si trovano sempre. Quello che ci interessa del nuovo fumetto è che sarà ispirato ai tarocchi e al realismo magico. Quindi si chiamerà Minor Arcana. E lui dice: se Black Hammer, che è una delle sue saghe più famose, è stata la mia lettera d'amore ai fumetti di supereroi con cui sono cresciuto, allora Minor Arcana è la mia lettera d'amore ai classici fumetti vertigo della mia giovinezza, ma tutti filtrati attraverso il mio stile. Leggo da Fumettologica, parla di Teresa, figlia di un sensitivo e cartomante, che torna nella sua città per accudire la madre gravemente malata. In città scoprirà il potere della magia e che le persone della città sembrano tutte rappresentare archetipi e personaggi dei tarocchi. Sarà negli Stati Uniti, sarà pubblicato da Boom il 4 settembre di quest'anno, quindi secondo me dall'anno prossimo potremmo trovarcelo con Bao, perché in Italia Jeff Lemire è pubblicato da Bao, quindi secondo me questo arriva da noi. Non c'è ancora una data, perché appunto ancora deve uscire negli Stati Uniti, figuriamoci, però secondo me Bao ce lo porta, perché mi sembra veramente delizioso questo con i tarocchini, non vedo l'ora di vederlo e di leggerlo. I disegni di Jeff Lemire, dei fumetti di Jeff Lemire, mi piacciono sempre moltissimo e sì, sembra proprio carinissimo. Allora, e quindi sono mega mega contenta. Nel frattempo, mentre vi raccontavo, ho fatto l'accesso a Instagram e ho appena scoperto che Alison Pierce è a Londra, a Roma. Vabbè, è a Roma e io no, chiaramente. Scusate, cioè, ho aperto Instagram, ovviamente mi sono uscite tutte le mie notizie dell'universo. A quanto pare James Wan sta sviluppando un Creature from the Black Lagoon per Universal. Bene, perché il mostro della Laguna Nera è la vita mia. Lo amo di un amore appassionato, bene. Ah, è uscito quello di The Monkey. Vediamolo. Aspetta che lo apro in un luogo più grande, vediamo. È uscito il trailer di The Monkey, quello di Oz Perkins... l'adattamento di Perkins per King. Ma aspetta, come fa a essere uscito oggi? Eccolo qua, aspetta che lo apro aspetta, voglio vedere se è lo stesso. Apro il teaser da... Vabbè, lo apro da qua, vediamo se si vede bene lo stesso. Dovrebbe vedersi bene lo stesso, aspetta, Allora, alzo il volume. Ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, questo è due di tre dei film di Oz Perkins che aspettavamo. Uno era Long Legs, questo è The Monkey, che è quello tratto da King, ovviamente. Ok, è giusto un assaggino di quello che ci aspetta. Devo dire questa cosa qua. Io spero, cioè, Madonna, ormai come lo scrivono grande Oz Perkins. Ma questo gli ha fatto fare i fantastiliardi. Purtroppo è antipatico.
purtroppo è antipatico. Io giuro, sono dispiaciutissima che lui sia antipatico. Ci avrei voluto veramente che lui fosse speciale, e invece è una pigna in culo anche lui. Mi dispiace molto, perché è un regista sensazionale per quello che è arrivato prima di Longlegs. Adesso, quando vedremo Longlegs, sono certa che confermerà questa mia idea, però la mia opinione si ferma prima, e è un regista veramente fenomenale. Purtroppo pure lui c'ha un ego che non si contiene, e vabbè. È così, raga. È così, vabbè. Però ho grandi aspettative su tutto quello che fa, perché naturalmente... Augustone, se ti sposti, amore, non ti prendo la coda. Ma anche... lo so. Ma infatti... Non lo so. Cioè, tanto lo so chi sei. Sì, capito, è quella roba lì, purtroppo, ce lo so chi sei, è tutto internet, non fa altro che parlare di te da un anno, amo, lo sappiamo chi sei, ma anche Steven Soderbergh, ma lo sappiamo chi sei, cioè non ho bisogno che tu mi scriva Erin Brockovich, capito, nel trailer del film nuovo, ma lo so chi sei, per l'amor di Dio, e se non so chi sei, non mi interessa saperlo dal trailer, guardo il film e se il film mi piace, vado, cioè, non lo so. Perché io mi chiedo, no? Adesso sto pensando a Soderbergh perché è pure peggio di questo, però tu vai a vedere il trailer del suo nuovo film, perché lo vai a vedere? Perché sai chi è il regista e quindi ti vai a vedere il trailer del suo nuovo film e dici, ah, ok. Quindi non ti serve sapere i lavori precedenti, li sai già se conosci il regista. Se non conosci il regista, a cosa ti serve sapere i titoli dei film? Non è che faccio la preparazione atletica prima di vedere quello di cui sto vedendo il trailer adesso, non so se mi sto spiegando, cioè non mi serve l'elenco di quello che hai fatto prima. È più ultra ego di Vegeta in Dragon Ball Super, sono completamente fuori da questa cheat e purtroppo non è... sono completamente fuori dalla reference, perdonami. Le uniche cose che so di Dragon Ball erano quelle che guardavo in tele da bambina troppi anni fa. Cioè, se uno non ti conosce, cosa gli serve sapere che hai fatto Ocean's Eleven? Che gli serve? Non gli serve a niente. Voglio vedere il trailer del film nuovo, se poi mi piace vado a vedere il resto che hai fatto, ma... Boh, non lo so. Non riesco bene a capire la ragione di questa roba. È davvero per solleticarsi, titillarsi l'ego. Visto, ho fatto un sacco di cose mega famose io. Vabbè. Sono io che sono un po' antipatica come Oz Perkins, per carità, però... Va bene. Poi, ultima cosa, prima di andare, perché poi levarsi lo stucco dalla faccia richiede tanto tempo anche in estate, mi devo struccare e devo fare ancora TikTok. Allora, ultimamente, nelle ultime settimane, non ho più parlato di videogiochi, perché ci sono sempre tantissimi annunci, e poi ci sono i DLC, e poi ci sono i cambi piattaforma, e poi ci sono... E veramente stare appresso alle notizie dei giochi è un lavoro a tempo pieno e io preferisco dedicare il mio tempo pieno al cinema e non ai giochi. Però, visto che su questo canale giochiamo anche, quando mi butta sott'occhio qualcosa che mi attira la mia attenzione, ve lo cito lo stesso. E questa volta la mia attenzione è stata tratta da un gioco, e davvero vi stupirà sapere che ha attratto la mia attenzione con questo titolo, davvero sarete molto sorpresi, che si chiama The Occultist. Uscirà nel 2025 per tutte le piattaforme, e parla di un investigatore del paranormale che deve scoprire la verità dietro alla scomparsa di suo padre. Questo ci sorprende? No, raga, hanno tutti la stessa trama, però questo dovrebbe parlare di antichi culti, dovrebbe parlare di pendoli, simboli misteriosi, a me ispira, e quindi voglio andare a vedere il trailer. Voglio andare a vedere il trailer perché è appena uscito e... adesso sono curiosa, e giuro che è l'ultimo che vi faccio vedere stasera, perché comunque stasera ne abbiamo guardati 20.000. Però boh, non mi interessa se hanno tutti la stessa storia, perché è una storia che mi piace, quindi la posso continuare a vedere anche in eterno. Vediamo a quanto è quotato che non ci so giocare. Voices, screams drawing me in. Better use the pendulum. Bello!
casa. You're born, you grow up, you die, and is that all? No, it's a constant struggle between good and evil, light and dark. No, guarda, potevi fermarti a struggle. È una constant struggle. Ma la vita proprio. What is real and what's not? Can a blind person describe the light? Our limitations as human beings prevent us from really seeing what is there. È la nostra casa di The Sims, esatto. When suggestive becomes evident, then we see what is really there. Che trash i quadri, raga. Sì, col cazzone. Sì, sì. Certamente. Engraved in my mind are images that would make any man tremble. But I am not just any man. I am the occultist. Ho capito. Dunque, io al 100% non ci so giocare. Non ci so giocare perché già capisco che devi muovere il bagaglino per vedere dove sono i fantasmi e scappare. Troppa coordinazione, non sarò capace. Però magari il moderatore sì. E magari farò giocare il moderatore in live e io sarò seduta di fianco a fare la cheerleader perché voglio vedere la storia. Chi può dirlo? Sento che comunque non riuscirò a giocarlo. Allora, alla fine abbiamo fatto le 8 anche stasera. Allora, cosa succede questa settimana? Ciao persona dal nome assolutamente clamoroso, benvenuto, benvenuto, benvenuto. Allora, che cosa facciamo questa settimana? Domani andiamo avanti con la nostra casa di The Sims perché adesso siamo veramente agli sgoccioli. Ci manca il corridoio, ci manca la camera di Lucille e poi secondo me siamo a buonissimo punto una volta che ci decidiamo sull'esterno, quindi non voglio dire che la finiamo, però siamo a buon punto con la nostra casa. Mercoledì dovremmo parlare di Things Heard and Seen, che è quel film con Amanda Seyfried, quindi dovremmo parlare di quello mercoledì perché il secondo mercoledì del mese parliamo di film tratti da storie di horror, tratti da storie vere, quindi quello, giovedì è Ferragosto, quindi non vengo in live, anche se non so ancora cosa ne sarà di me, però non credo di essere a casa, quindi giovedì zompiamo. E venerdì andiamo avanti con Alone Against Fear, come di consueto il venerdì. E questo, ragazzi, per questa settimana era quanto. Devo dire la verità, non male a trailer, eh? Non male a trailer, sono molto contenta di quello di Outcome the Wolves, sono molto divertita da quello, dal primo che abbiamo visto, un po' trascino, però che mi ha divertito molto. Quindi
Devo dire, settimana soddisfacente. Non pensavo la settimana fine estate sarebbe andata così, invece l'estate si conferma sempre il terreno più fertile possibile per l'orrore, quindi le live non le faccio fermare in estate, sicuramente, non è il momento. Quindi, grazie della compagnia, se vorrete ci vediamo domani per... domani alle 6 sempre per finire la nostra Allerdale Hall e poi magari decidere insieme quale edificio fare dopo. Perché io ho pensato, Crippy, e lo dico direttamente a te perché so che tu capirai, ma se nel nostro, nella nostra casa, cioè nel nostro villaggio facciamo un cimitero, possiamo fare la cripta di Spike? Ci riflettiamo domani. Grazie della compagnia e ci vediamo domani. Ciao!